Allora, siamo pronti, i nostri ospiti sono in collegamento, vediamo se la regia di Andre Giaccio ce li mostra, così ve li presento. Eccoli là. Allora, bentrovati ai nostri ospiti per questa, diciamo, trasmissione dedicata specificatamente al tema della sanità, quindi assunzioni, reclutamento e numeri dell'ASL Salerno. E lo facciamo partendo in alto, vi presento i miei ospiti, quindi in alto sulla vostra destra c'è Pietro Antonacchio, segretario generale CISL FP Salerno. Ben trovato, segretario. Buonasera a tutti. L'audio funziona. Poi abbiamo Pasquale Adesso, segretario della CGIL FP Salerno, ben trovato sulla sinistra. Buonasera Buonasera. a lei. E poi in basso sulla sinistra abbiamo dunque Rolando Scotillo, Fisi Sanità. Buonasera a tutti. Funziona anche il tuo microfono, sono contentissimo. Infine, Angelo Rambaldi, segretario UIL Sanità Salerno. Angelo? Sì, buonasera a tutti. Perfetto. Allora, grazie innanzitutto per la pazienza, perché avete atteso qualche minutino con i servizi, ecco, per raggrupparvi un po' tutti insieme e trattare questo tema scottante, no? Che è appunto il reclutamento dei medici, degli infermieri, insomma del personale specializzato dell'ASL. Io comincerei con Raffaella, se può leggere la prima domanda, e poi facciamo magari a giro eventualmente le risposte di ognuno di voi, pregandovi di essere, ecco, abbastanza sintetici, anche se non è facile perché l'argomento merita, però ecco, è bene fare questo appunto in modo tale che rendiamo molto più dinamica anche la trasmissione e diamo spazio anche alle altre domande perché sono abbastanza corpose. Ecco, prego Raffaele. Innanzitutto buonasera e bentrovati a tutti i nostri ospiti. Andiamo subito con le domande. Allora, per quanto riguarda l'ASL Salerno, attualmente in termini di fabbisogno di personale medico ed infermieristico è coperto interamente oppure vi sono carenze o esuberi? Partiamo sempre da in alto a destra con Pietro Antonacchio. Pietro. Allora, a più riprese noi come organizzazione sindacale abbiamo sempre affermato che in regime ordinario il fabbisogno dell'ASL era sottostimato. Fondamentalmente, già con il decreto 67, che era un decreto che non garantiva il mantenimento dei livelli assistenziali e delle prestazioni, noi avevamo dichiarato che a fronte di un fabbisogno standard regionale, che da cui derivava un numero complessivo di 7.622 addetti, l'ASL Salerno era sottostimato perché stava a 7.431. Il fatto è che oltretutto questo fabbisogno stimato, se invece rispondeva con i requisiti del decreto a quelle che erano le funzioni dell'azienda rispetto all'atto aziendale approvato, bisognava avere 7.937 unità. A fronte di questo, però, abbiamo parametrato in più occasioni i numeri che la Campania dava per un'azienda della Toscana che fondamentalmente faceva le stesse cose che fa l'ASL con un territorio analogo e bisognava avere 9.146 addetti. Quindi noi stiamo parlando di un fabbisogno, di una carenza concreta rispetto al fabbisogno di circa 1.800 operatori. E questo nell'ordinario. Grazie, grazie Pietro. Pasquale adesso, sinistra, Rispetto prego all'atto Pasquale. aziendale approvato, bisogna un territorio. Sentivo un ritorno in cuffia. Allora, per quanto riguarda, dice bene, il segretario della CISL, siamo sottostimati e ci manca il personale nei grandi numeri.
Per quanto riguarda poi la zona, diciamo, sud, di questa ASL, i numeri che sono carenti sono ancora superiori a quelli che si dice, in quanto noi qui abbiamo assistito negli ultimi 10 anni a sostanzialmente a delle chiusure di reparti, a delle chiusure dell'ospedale di Agropoli. Quindi è un ospedale di Sapri che insomma comunque ha delle grandi carenze, sia soprattutto sotto l'aspetto medico. Noi come organizzazione sindacale più volte abbiamo richiesto insomma, di fare delle assunzioni e comunque di andare oltre quello che dice il decreto 67, in quanto poi stesso noi come organizzazione sindacale a livello regionale l'abbiamo più volte contestato. È ovvio che bisogna assumere. Come? Anche perché noi qui, soprattutto nella parte sud, abbiamo un problema di reclutamento di personale, in quanto abbiamo sempre difficoltà a far venire qui nel nostro territorio sia infermieri e sia medici SOSS. È inutile nasconderci questo problema, che è un problema in un grande problema. Questa è la verità. Grazie Pasquale. Allora, ritorniamo nella videata principale con Rolando in basso a sinistra. Rolando. Ci sono, non sentivo gli audio degli altri colleghi, mi sono arrangiato un poco con il telefonino in verità, qualcosa l'ho sentito come straccio, diciamo, come straccio del ragionamento. Io ti devo dire delle cose un poco diverse rispetto agli altri, perché? Perché noi vige nell'ASL ancora confusione, molto, molto confusione. Io ti faccio vedere, non so se si riesce a vedere all'interno di questa videata. Ti faccio vedere l'attuale dotazione organica dell'ASL, dove è segnato, se vedi bene, 97 e poi giù 200 e qualcosa, no? Questa è l'attuale dotazione organica dell'ASL, di quello che fa bisogno nei 3 anni, ok? Quindi l'ASL ha bisogno, secondo questa delibera, di 97 tra infermieri, fisioterapisti, tecnici di radiologia, di laboratorio e quant'altro, e ha bisogno come ruolo tecnico dove afferiscono gli OSS di circa 200 persone, ma non solo gli OSS. Questa delibera a suo tempo fu impugnata davanti al TAR da diversi operatori e dopodiché insomma è stata bloccata, però non si è riuscita a capire l'ASL che intendimenti ha sull'ipotesi di fabbisogno, anche perché c'è una confusione totale per quello che riguarda le mansioni, c'è personale che non occupa le attuali mansioni di infermiere, di medico e quant'altro. Quindi dire di quante persone ha bisogno l'ASL e di quante attualmente sono al lavoro nelle rispettive mansioni risulta un poco difficile. Perché risulta un poco difficile? Perché non si riesce a capire al fronte, quindi nei vari pronto soccorso, medicina, ortopedia e vai giù per tutte le altre specialità, quanti effettivamente dovrebbero lavorare come infermieri, medici e quant'altro, e quando invece nell'amministrazione, pur essendo medici, infermieri e quant'altro, lavorano in qualità di amministrativi. Noi abbiamo sempre detto che c'è una grossa, purtroppo, carenza organica. Stiamo parlando di circa 700 OSS e stiamo parlando di circa 500 infermieri. Lo stesso dicasi per quello che riguardano le figure professionali mediche, siamo intorno ai 300-400 come carenza. Però dobbiamo ancora capire con quale strumento l'ASL intende andare avanti, quindi con quale fabbisogno. Se questo fabbisogno è così ridicolo, perché io lo ritengo ridicolo, l'ASL proponga un altro fabbisogno di personale e quantifichi realmente di quanto personale ha bisogno. Bene, grazie, molto esaustivo anche il tuo intervento. E adesso sentiamo Angelo Rambaldi in basso a destra dei vostri teleschermi. Adesso li avete conosciuti tutti per bene, quindi la prossima volta eviterò di indicare, ecco, gli angoli dello schermo. Prego, Angelo. Allora, noi come organizzazione sindacale abbiamo chiesto una ricognizione del personale e in qua mi aggancio a quello che ha detto Scodillo prima, perché se l'ASL non va prima una ricognizione del personale per capire dove sono collocate anche le figure che sulla pianta organica ci sono,
noi non riusciremo mai a venirne a capo, quindi ad avere un vero e proprio fabbisogno. Per quanto riguarda poi le varie figure, allora io in questo caso, parlando soprattutto della zona sud dell'ASL Salerno, per quanto riguarda i medici, noi abbiamo delle difficoltà oggettive a reperire personale perché diciamo che non abbiamo in zona, non ci sono le figure, quindi molte volte spostarsi dalla grande città per venire in una zona un po' più periferica, chiaramente possono avere delle difficoltà e questo è un dato oggettivo, una difficoltà oggettiva. Per quanto riguarda invece il comparto, devo dire che per quanto riguarda gli infermieri c'è una graduatoria in essere che al momento mi risulta che non si stia più chiamando da quella graduatoria a tempo indeterminato perché le ASL non danno subito in nulla osta, visto pure la problematica che c'è stato, almeno questo è quello che sappiamo noi, visto che purtroppo ultimamente gli incontri con la direzione sono limitati per la situazione. Per quanto riguarda i tecnici di laboratorio, i tecnici di radiologia, ci sono delle graduatorie, quindi si può chiamare da quelle graduatorie, e per quanto riguarda gli OSS invece, si sta aspettando il concorso che è stato bandito, ma chiaramente ancora non è stato possibile farlo perché la graduatoria ormai degli OSS è esaurita. Quindi diciamo che in sostanza il discorso è un po' questo: fare una ricognizione, quello che abbiamo richiesto noi, per capire effettivamente quante figure ci siano e che tipologia di figure, per poi poter venire a capo. Poi noi parliamo sempre. A volte in modo anche probabilmente sbagliato li chiamiamo imboscati, noi non vogliamo dire imboscati, diciamo persone che hanno una qualifica mentre ne stanno svolgendo un'altra, ma per me possono rimanere anche con la qualifica che hanno, ma almeno che non vengano, che non rientrano nella qualifica, perché se noi, come diceva Scodillo prima, abbiamo delle persone che con una qualifica che ne svolgono un'altra, a questo punto noi non è di quella qualifica che abbiamo bisogno, ma di altre. Quindi l'ASL deve fare chiarezza soprattutto su questo, questa è la cosa più importante. La cosa che insomma mi fa rimanere un attimo interdetto è che già l'ASL non fa chiarezza, almeno con noi giornalisti, perché sono restii a dare informazioni e non fa chiarezza nemmeno con i dati delle assunzioni, rimane un paradosso. Quindi diciamo così, a questo punto chiedo un po' a tutti voi e quindi chi mi vuole rispondere per primo lo può fare senza fare il classico giro, direi che non abbiamo dati certi, proprio precisi sulle assunzioni di medici e infermieri. Dati sicuri, quantificabili, anche perché, come ha detto bene Angelo, ci vorrebbe, Angelo Rambaldi, ci vorrebbe un'altra ricognizione, del personale esistente, perché, in questi mesi sono state fatte delle assunzioni, però, se ne sono andati pure molti in pensione per quota 100 e quant'altro, quindi non riusciamo a capire poi alla fine effettivamente quanti sono in servizio e quando ce ne servirebbero. Perché non funziona? C'è qualcosa che non funziona, Rolando, scusami, nell'ufficio amministrativo, non lo so, fammi capire. Diciamo nome e cognome, ufficio personale sicuramente, direzione generale sicuramente. Chi vuole dare un'ulteriore risposta prima della prossima domanda? Io penso che vabbè, il problema del personale che viene utilizzato in maniera difforme dalla qualifica esiste, penso che esista anche perché ci sono parecchie persone che effettivamente per patologie non possono più svolgere il loro lavoro. E quindi questo è vero, anche perché noi abbiamo un'età molto alta, un'età media molto alta degli operatori. Che poi ci siano del personale che viene utilizzato in maniera difforme, anche se sta bene, anche se diciamo potrebbe tranquillamente svolgere, fare l'infermiere, fare il caposale, fare questo è anche vero. Però diciamo che i numeri che mancano sono è talmente alto, quindi parliamo di oltre 1.500 persone che questo sì è un problema, ma non penso che sia il problema, sinceramente. Poi che ci sia un po' di carenza di informazioni nei nostri confronti da parte dell'amministrazione, questo è anche vero, perché ogni volta che abbiamo chiesto dei dati, sinceramente non ci sono stati mai dati. Quindi noi se cose le sappiamo perché conosciamo gli ospedali, conosciamo i distretti, però effettivamente c'è un difetto di comunicazione su alcuni dati, questo è vero. Pietro, vuoi aggiungere qualcosa? Anche tu,
Angelo? Stavo dicendo che più che un difetto di comunicazione, io ritengo che la mancanza, dell'ASE sia proprio quella di una contrattazione vera e propria con le organizzazioni sindacali. Personalmente, a noi della UIL è quello che manca, perché, come ha detto Pasquale, giustamente a volte siamo gli ultimi a sapere le cose. Purtroppo non funziona così, cioè il contratto dice chiaramente che la contrattazione va fatta con la parte aziendale e la controparte, che sono le organizzazioni sindacali. Ma al di là di questo, il problema che c'è sull'ASA attualmente è questo. Io faccio un esempio, ad esempio, per quanto riguarda gli infermieri, noi abbiamo più graduatorie in essere. Abbiamo una graduatoria della mobilità a tempo indeterminato, abbiamo una graduatoria per quanto riguarda l'SPDC, abbiamo una graduatoria per quanto riguarda l'ospedale di Vallo, abbiamo una graduatoria per quanto riguarda il Covid, quindi queste sono tutte graduatorie a tempo determinato. Quindi, diciamo che c'è stata un po' di confusione pure dovuta sicuramente al Covid, quindi se l'azienda fa un attimo chiarezza con noi e dice graduatorie a tempo indeterminato, bloccate le assunzioni per il momento perché non danno in nulla osta. Va bene, fermiamo quello. Graduatoria a un anno su Vallo, graduatoria a un anno sull'SPDC, graduatoria a 6 mesi, quante persone sono state assunte, quante persone. Poi è chiaro che bisogna vedere un attimino perché arriviamo, i primi assunti sulla graduatoria a tempo determinato, ormai è quasi scaduto l'anno perché a luglio furono le prime assunzioni, a luglio del 2019, quindi è chiaro che bisogna ragionare anche, visto che siamo in un momento difficoltoso, di difficoltà nel poter per effettuare i concorsi, se rinnovarli o non rinnovarli è quello che noi abbiamo chiesto, chiaramente che vengano rinnovati perché altrimenti finiamo nuovamente a testa in giù. Quindi la chiarezza che dovrebbe fare l'ASE secondo me è questa, visto che ci sono varie graduatorie, io in questo momento non voglio nemmeno dare delle colpe specifiche all'ASL in questo momento storico specifico perché è un momento particolare, però almeno una chiarezza alle organizzazioni sindacali di dire 100 assunti da questa graduatoria, 100 dall'altra, 100 dall'altra, in quiescenza sono andate tot persone, ne andranno altre tot perché a luglio c'è già un'altra finestra, così pure noi possiamo avere un'idea più chiara. E poi il discorso maggiore è quello che, di capire l'ASL cosa vuole fare. Pure adesso, come ha detto Pasquale prima, con l'ospedale di Agropoli. Noi potremmo fare potremmo essere di aiuto all'ASL per capire di quante unità infermieristiche mediche e tutto il resto ha bisogno quando l'ASL ci avrà detto sui vari presidi cosa verrà fatto. Oltre il Covid è un'emergenza, lo lasciamo da parte. Oltre a quello, l'ASL ci deve dire quali sono le sue intenzioni per potersi confrontare con lui. Pietro, per chiudere questo giro. Allora, per dovere di chiarezza, noi chiediamo una ordinarietà in un'eccezionalità. L'ordinarietà bisognava chiederla nell'ordinarietà. E qualche difficoltà c'è stata, ma pure perché l'azienda sanitaria è molto complessa, con circa 20 centri di costo, che a volte diventano delle piccole repubbliche delle banane, qualche difficoltà complessiva c'è. Però nel complesso l'ASL in questo periodo ha assunto 65 infermieri, 107 medici nefrologi con contratti a tempo determinato, per Lusca altri 7-8 medici di medicina generale, ha assunto 15 radiologi a tempo determinato, ha assunto 16-17 anestesisti con contratti a tempo indeterminato, ha assunto due tecnici di radiologia che li ha presi dalla graduatoria che ha finito. Ha fatto dei bandi per tecnici di laboratorio biomedico, però rispetto all'urgenza ci sta qualche problema perché dovrebbero cambiare le modalità, perché in emergenza non si possono utilizzare le stesse modalità ordinarie. Sta utilizzando la graduatoria che c'ha per gli infermieri, cercando di farli arrivare nel più breve tempo possibile a rinfoltire le trincee che che ha attualmente in atto. Oltretutto, il problema vero, come diceva qualcuno, è che il nostro territorio è un territorio estremamente differenziato, orograficamente totalmente diverso. E purtroppo, per alcune fattispecie, bisognerebbe che anche il sindacato facesse un salto di qualità, perché voler far ripopolare dei territori perché si hanno difficoltà di avere in loco delle professionalità e dei professionisti per coprire dei servizi,
Bisognerebbe che anche il sindacato faccia un salto di qualità negli ambiti della contrattazione integrativa per definire qualche percorso per valorizzare e premiare determinate persone che vanno a coprire questi ruoli all'interno dei territori, perché per alcuni che non sono del luogo sono 3 ore di viaggio per poter andare a coprire queste strutture. Per cui anche il sindacato dovrebbe fare la sua parte in tal senso. Poi, se vogliamo parlare dell'ospedale di Acropoli, penso che ne parliamo alla fine, per cui ognuno di noi poi esprimerà la sua idea. Certo, assolutamente sì. Andiamo per ordine perché così magari anche tanti telespettatori riescono ad afferrare meglio i temi che non sono semplici in un certo senso. Infatti prima mi sembra Angelo parlava di graduatoria indeterminata o a tempo determinato. Insomma, cerchiamo poi dopo di spiegare anche il significato nello specifico, nel senso che qualcuno magari c'è sempre che non riesce ad afferrare, ecco, il termine, quindi è giusto dare anche queste informazioni per essere chiari in tutto e per tutto. Andiamo alla terza domanda, Sì, Raffaele. restiamo in tema sempre di reclutamento per quanto riguarda il personale medico e di infermieristico. Vi risulta, insomma, ultimamente che presso la ASL di Salerno sono stati attivati concorsi pubblici? Chi comincia? Allora, comincia Pasquale, cominci tu, visto che ha terminato appena Pietro, così. Concorsi noi abbiamo in questo momento per medici, da quello che so, perché poi effettivamente noi abbiamo difficoltà a capire quali sono i concorsi e come si fa, quindi ce ne andiamo sempre perché riusciamo ad andare negli uffici ogni tanto. Io so che ci sono concorso di neurologia, la cardiologia per ballo, chirurgia generale ed ematologia. Noi per infermieri diciamo l'ha fatto il Ruggi perché noi abbiamo la graduatoria in essere, quindi non potevamo, fin quando non finisce, non potevamo bandirlo, però se lo porta a termine il Ruggi sostanzialmente abbiamo una graduatoria da cui noi potremmo poi attingere per gli infermieri. Noi avevamo prima del Covid fatto sì che partisse il concorso per OSS, perché oltre agli infermieri a noi manco anche OSS, quindi è una figura molto 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 importante che in alcuni casi noi ce li dimentichiamo, perché molte volte la figura dell'OSS noi la sostituiamo con la figura dell'infermiere, quando invece potrebbero tranquillamente sostituire in parte l'infermiere in alcune mansioni, in alcuni compiti, che in questo momento svolgono gli infermieri e quindi vi è anche un demansionamento in questo momento per quanto riguarda gli infermieri. Quindi dei concorsi in questo momento in atto ci sono questi. So che sono partite altre 30 assunzioni per far partire degli infermieri, per far partire questi famosi USCA. Poi, per quanto riguarda le graduatorie, purtroppo a livello nazionale, quando si fa un avviso di mobilità, che è obbligatorio farlo, ci vuole il nulla osta dell'azienda cedente. Sia in questo, soprattutto in questo momento di gravità, è normale che nessuna azienda dà il nulla osta ai dipendenti per venire a lavorare qui da noi, ma già prima noi avevamo grandi difficoltà sotto questo aspetto. Quindi diciamo che purtroppo la normativa non ci aiuta nel reclutamento, questo però bisogna dirlo. Come per esempio non ci ha aiutato il piano di rientro, perché noi comunque non potevamo assumere, quindi abbiamo avuto grandi difficoltà, sono stati 10 anni brutti per tutti quanti noi. Quindi voglio dire, io l'unica colpa che posso dare in questo momento all'ASL, sinceramente, è che effettivamente, ma non adesso, io l'ho data prima, effettivamente sui numeri c'è poca trasparenza. Poi su quello che hanno messo in atto in questo momento, sinceramente non posso accusare nessuno perché stanno facendo degli sforzi in questo periodo. Quindi sostanzialmente penso che l'ASL si stia muovendo bene. Non ho da rimproverare in questo momento niente, se non la trasparenza, questo è vero. Rolando. Al momento concorsi, nuovi bandi di concorsi non ce ne sono, basta andare sulla sezione concorsi dell'ASL per vedere che non ce ne sono nuovi concorsi. L'ASL aveva intentato un concorso per OSS che risulta al momento insieme all'azienda ospedaliera bloccato.
quindi nemmeno sugli OSS abbiamo una risposta chiara. Ci sono poi le graduatorie che stanno scorrendo, ovviamente, tra cui poi ne parleremo, penso, nella prossima domanda, quella degli anestesisti, che è molto importante, che è importante in special modo per l'ospedale di Agropoli. Però per il resto, purtroppo, quando uno vuole fare dei concorsi in tempi di guerra, tra virgolette, perché siamo in tempi di guerra, è chiaro, oppure vuole concedere qualche nulla osta in tempi di guerra, diventa tutto più difficile. Perché? Perché se è una guerra nazionale, quella del Covid, ognuno cerca di tirare a sé il personale che potrebbe ricercare sul mercato, no? Attraverso concorsi, mobilità o quant'altro. Quindi la difficoltà è questa. Poi confermavano anche gli altri colleghi che le assunzioni che ha fatto l'ASL purtroppo non sono a centinaia, ma sono a decina. A decina significa che tu non puoi organizzare un bel niente, purtroppo. E noi dobbiamo incominciare, dopo l'emergenza Covid, a dare veramente chiarezza e trasparenza a tutti, compresi ai sindacati, perché fino adesso chiarezza e trasparenza né per la popolazione né per i sindacati c'è mai stata su quello che è il reale fabbisogno di personale, il reale fabbisogno di strutture sanitarie. Ancora oggi non sappiamo Agropoli se verrà messo nel centro, come centro Covid, se sarà aperto come ospedale e quale sarà il futuro della sanità nel Cilento. Purtroppo ancora oggi ci è negato di sapere fino in fondo qual è la verità. Angelo, tocca a te. Angelo? Sì, allora, vabbè, più o meno diciamo che hanno detto un po' tutto. Allora, il problema in questo momento chiaramente c'è per muovere le graduatorie, soprattutto quelle a tempo indeterminato. È chiaro che quelle a tempo determinato molte volte non vanno molto corto, soprattutto in questo momento che giustamente anche dalla graduatoria che è stata fatta 6 mesi per il Covid non è arrivato molto personale. Ma, è anche giusto un lato perché purtroppo non si riesce a dare una garanzia a questi ragazzi. Noi abbiamo risorse sul territorio a cui dobbiamo dare garanzie, al di là dei lavoratori che noi difendiamo, noi dobbiamo ovviamente difendere pure chi sarà il nostro futuro e noi non riusciamo a farlo in questo. È chiaro che siamo in una situazione di emergenza, quindi il concorso bloccato però per OSS chiaramente è stata sicuramente ci ha portato un rallentamento nelle operazioni, nei lavori. Noi speriamo che al più presto si possano riaprire, ma il problema è che la domanda che ci facciamo tutti quando è come verranno fatti i concorsi, perché ci sono problemi a livello nazionale per fare qualsiasi tipologia di concorso. Per il resto mi sembra che hanno detto già tutti e tre, mi sembra che siamo tutti e quattro d'accordo su una cosa. Da parte dell'ASL quello che chiariamo è una maggiore trasparenza, questo sicuramente sì. Bene, e lo chiediamo anche noi giornalisti, insomma. Pietro, vuoi aggiungere qualcosa prima di passare alla prossima domanda? No, voglio dire che un concorso per anestesista è stata scorsa tutta la graduatoria, quindi gli ultimi 15-16 sono stati chiamati tutti, dovrebbero a breve rientrare, perché poi purtroppo le leggi dello Stato, come sta dimostrando anche Conte ultimamente, sono molto da interpretare rispetto a dei passaggi. Per cui, per fortuna, l'obbligo della mobilità prima dei concorsi è stato eliminato, per cui molto probabilmente si potrebbero cominciare a fare i concorsi direttamente senza espletare questo passaggio che è un burocratico, che dal punto di vista burocratico è solo un passaggio che limita effettivamente la presa in servizio immediata a espletamento di una procedura concorsuale. Bene. E continuiamo invece con le domande. Allora, allo stato attuale, sempre presso l'ASL di Salerno, esiste una graduatoria di attesa per l'assunzione di medici ed infermieri? O O più di una, magari. magari più di una, sì. Ribadisco che io sappia, sono state utilizzate tutte le graduatorie, sono stati chiamati tutti. Quindi da domani dovremo cominciare a pensare alla ripresa della normalità o comunque, quando ci sarà possibile, cominciare a fare i concorsi. Oltretutto, a me dispiace che si parli di una mancanza di trasparenza, ma la mancanza di trasparenza potrebbe essere in un confronto preventivo su definire
priorità, modalità e anche quantificare dei numeri. Però a me risulta, e l'ho preso dal sito dell'ASL, nei concorsi attivi o nei concorsi in atto, che ci sono concorsi per Covid di urgenza, per l'acquisizione di disponibilità collegate alle necessità per personale medico, pneumologo, di malattie infettive, di cardiologia, di medicina interna, di medicina d'urgenza, di radiodiagnostica. C'è un concorso per 7 posti, un avviso pubblico per 7 posti in psichiatria, 4 posti di nefrologia e ci sono varie borse di studio sia per medici sia per psicologi, statistiche, scienze statistiche e sociologi. Quindi qualcosa in atto c'è. È chiaro che alla ripresa dovremo poi, rispetto a quelle graduatorie che sono state esaurite, fare anestesiste, radiologi e quant'altro, di avviare dei bandi di concorso dopo aver apprezzato la carenza d'organico rispetto alle varie figure. Per quanto riguarda le graduatorie, non voglio entrare nel tempo determinato o indeterminato, perché anche io ritengo che la scelta di attivare procedure a tempo determinato in emergenza avrebbero dovuto avere una tempistica differente, perché nel momento in cui fai dei bandi dove possono partecipare gente che hanno 20 anni di servizio da altre parti, che si collocano utilmente in graduatoria, poi quando li vai a chiamare devono chiedere nulla osta, le aspettative e quant'altro, quindi tu non hai un'immediatezza. Ma su questo bisognerà che l'azienda, insomma, rifletta e trovare delle modalità che siano più immediate. Quindi voglio dire, al di là della lamentata trasparenza, il sito dell'ASL è lì e quando si vuole conoscere un andamento come quello occupazionale, basta entrare in avvisi e concorsi, si fa una carrellata e si vede che cosa mette in atto l'azienda rispetto ad un reclutamento sia eccezionale sia ordinario. Ma in termini di numeri, quante graduatorie esistono? Ne esiste una sola o più di una? Ecco. Allora, perdonami. Oggi tutte le graduatorie che esistevano per anestesisti, per radiologi e per tutte le specialità mediche sono tutte esaurite, cioè significa che sono stati banditi i concorsi, sono state fatte le graduatorie sia di mobilità che avviso pubblico, sono stati chiamati tutti e chi è venuto è venuto e chi no, ha deciso che non poteva venire o che non voleva venire o ha avuto degli ostacoli burocratici nelle aziende non è tutto. Quindi tutte le graduatorie non ce ne sono più. Quello che si deve fare da domani, oltre a quello che è stato già fatto e che è visibile sul sito dell'azienda, molto probabilmente si dovranno ribandire addirittura il l'avviso pubblico fatto per il Covid d'urgenza, addirittura è aperto anche a quelli che non hanno la cittadinanza italiana. Quindi si sta cercando pure tra gli stranieri o persone che non hanno la cittadinanza italiana di poter reclutare personale medico per far fronte all'emergenza, che comunque, sottolinea, è un'emergenza, ma che già nell'ordinario era un'emergenza, perché dai numeri detti, al di là delle qualifiche specifiche, si tratta di 1.800-1.900 operatori in meno che avrebbero dovuto gestire l'ordinarietà, cioè i livelli essenziali di assistenza nell'ambito di una assistenza specialistica di qualità di alta qualità. Quindi già nell'ordinario mancavano 1.800 persone. Tanto è vero che queste centinaia di persone che sono entrati tra medici, infermieri e altre figure, perché sono anche arrivati 15 operatori sociosanitari all'interno di tutte le nuove modalità di reclutamento, cioè queste figure sono sottostimate rispetto all'ordinario. Quindi figuriamoci rispetto all'attività emergenziale che oggi abbiamo sul territorio a causa di questa infezione da Covid-19. Pasquale. Chiariamoci un attimo sulla che cosa noi vogliamo come trasparenza. Allora, per quanto riguarda i concorsi che sono stati banditi, è ovvio che si va sulla sezione concorsi e io ho detto che l'ASL ha fatto di tutto per poter assumere. Per l'amor di Dio, le ha approvate tutte, le sta approvando tutte, su questo non ci sono problemi. Io quando mi riferisco a mancanza di trasparenza è che io non so in questo momento il personale dove sta, perché sotto questo aspetto c'è una grande nuvola, cioè l'azienda non ci dice niente. Quindi sostanzialmente molte volte noi veniamo a sapere che qualche infermiere è arrivato a Vallo della Lucania, ma dopo un mese, dopo 2 mesi è andato via e non è stato sostituito.
Noi veniamo a sapere che qualche ostetrica è arrivata a Sapri, dopo 2 mesi è andata via perché è quindi è andata da un'altra parte perché lui non ci voleva stare. Che ci sia un problema e che noi come organizzazione sindacale possiamo affrontarlo anche con l'incentivazione per far sì che gli operatori vadano in questi ospedali, in queste zone, siamo perfettamente d'accordo. Ma che l'ASL, se io chiedo all'ASL oggi, voglio sapere un elenco del personale, con la qualifica e con la sede, il centro di costo dov'è, e se fa la sua funzione, io l'ho fatta già 3-4 volte tranquillamente, non in emergenza, quindi diciamo in periodo di pace, se vogliamo dire che questo è un periodo di guerra, l'ASL non ha mai risposto. E quindi è questo che noi sostanzialmente, è ovvio che per le tante ore di straordinario che in alcuni presidi vengono erogate, si presume che vi sia una grande carenza. Ma ce ne andiamo perché andiamo a vedere le ore di straordinario pagate, perché si va sul sito dell'ASL e ci si guarda le determine dei centri di costo per lo straordinario. Quindi questo è. Poi, per quanto riguarda tutte le misure che ha messo in campo l'azienda perché per fronteggiare questa emergenza, noi, nessuno sta dicendo niente, però per esempio se io chiedo all'ufficio del personale quante persone in questo momento sono andate in pensione in quiescenza e quante ne andranno per quota 100, nessuno me lo saprà dire mai. E questa è la mancanza di trasparenza. Poi in alcune zone vi è ancora di più una mancanza di trasparenza, perché sinceramente se io parlo dell'ospedale di Nocera o parlo dell'ospedale di Pagani o parlo di Ebole e Battipaglia, io da lì dentro non so quanto personale c'è. È inutile girarci intorno. Su questo vi è questa mancanza di trasparenza. E noi almeno come CGL l'abbiamo contestata più volte questa cosa. Rolando. Secondo me c'è un difetto di metodologia. Allora, quando io dicevo che non ci sono concorsi, parlavo di concorsi a tempo indeterminato, che sono quelli più importanti, sono quelli che ci danno una sicurezza di avere personale a tempo indeterminato. È ovvio che ci sono gli avvisi, ma questi avvisi che loro hanno fatto sono avvisi che, come i precedenti avvisi a tempo determinato, avranno qualche problema di reperimento di personale, perché giustamente parliamo di persone che poi non sicuramente arriveranno nell'ASL di Salerno per tanti motivi, per motivi personali, per motivi aziendali e quant'altro, e alla fine non verranno, o verranno pochissime persone. Si poteva immaginare, ipotizzare qualche altra cosa, visto che si era in tempo di guerra. Io ti faccio solo un esempio e ti parlo della sanità accreditata, dove gli ammortizzatori sociali sono stati concessi a diverse strutture private accreditate. Là c'è personale che è stato collocato in ovviamente tramite ammortizzatori sociali, è stato collocato a casa a riposo senza poter lavorare, che poteva essere benissimo utilizzato nelle ASL, bloccando, sospendendo momentaneamente quello che è il principio di incompatibilità tra pubblico e privato e utilizzando quel personale, sia infermieristico sia medico, se si voleva fare qualcosa a tempo determinato. Si dava la possibilità anche a questi lavoratori di poter essere utilizzati nei nostri ospedali, senza poi generare quelle carenze che ci sono attualmente. Era un'idea che si poteva fare, noi l'abbiamo mandata anche al Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto forma di proposta formale. Evidentemente questa proposta non è andata a genio a chi doveva andare, oppure non l'hanno approfondita bene. Però era una cosa che era possibile, specialmente sui medici e sui medici anestesisti. Noi abbiamo le attività operatorie nella sanità accreditate bloccate, si poteva utilizzare quel personale anestesista per dare un sollievo a tutte le anestesie, le rianimazioni e i centri Covid della nostra ASL. Era questo che si doveva fare, purtroppo non è stato fatto. Certo, Angelo. Io sono un attimino più critico e mi aggancio a quello che ha detto Rolando, Sulla perché mancanza di trasparenza. C'è com'è? stato Mi un sentite? ritorno, prego Angelo, Ah, sì. ok. Allora, dicevo, mi aggancio a quello che ha detto Rolando per essere un po' più critico. Allora, noi abbiamo un problema di fondo sull'ASL Salerno. Qual è? È quello che purtroppo sull'ASL Salerno non c'è un unico direttore che comanda, ma sono tanti direttori, come se fossero tanti ospedali messi assieme, tante ASL messe assieme, e quello è il problema di fondo. Purtroppo non c'è un'unica direttiva. Allora io vi dico, Rolando ha detto bene, giustamente utilizziamo gli operatori anche della sanità se abbiamo necessità di utilizzare operatori della sanità. Il
della sanità privata in questo momento di difficoltà. Ma io vi dico che probabilmente il momento di difficoltà non c'è stato, per fortuna, perché poi ci sono stati alcuni direttori che hanno messo in ferie d'ufficio gli operatori sanitari, soprattutto la maggior parte infermieri, perché chiaramente c'è stata la chiusura delle elezioni, quindi di tutti gli interventi, tutti i ricoveri delle elezioni, e quindi alcuni reparti, secondo me, potevano essere pure accorpati, poteva essere fatto un altro tipo di gestione, ma al di là della gestione, il personale è andato in ferie d'ufficio. Quindi noi non avevamo bisogno nemmeno dei privati, è che è stato gestito male probabilmente il personale. Però, ripeto, il problema nostro è che sono tante ASL messe assieme che poi dovrebbero teoricamente ragionare con un'unica testa, ma non è sempre così. Quindi la mancanza di trasparenza che dico io invece è quella che purtroppo sull'ASL Salerno non è facile contrattare, proprio per questo motivo, perché è come se si contrattasse su tante ASL, ma bisogna contrattare in un'unica contrattazione, cioè l'unica contrattazione di tante ASL messe assieme. È un po' difficile. I direttori di presidio devono capire che devono consultarsi con il direttore sanitario, il capo del personale di tutta l'ASL, perché altrimenti non ne usciamo più. Perché io vi dico che in alcuni presidi hanno messo la gente in ferie d'ufficio e quindi non c'era bisogno nemmeno dei privati, come ha detto Rolando, che poteva essere un'ottima idea. Però è stato fatto straordinario. A go-go, non va bene tutto questo. Cioè, noi dobbiamo abbattere lo straordinario, perché se noi lavoriamo con straordinario come ordinarietà, vuol dire che il problema c'è. Quindi, è questo il discorso che dico, l'ASL ci deve dire dove sono andati, e questo mi aggancia a quello che ha detto Pasquale, dove sono attualmente il personale, perché se tu mi dici il personale è arrivato, sta arrivando, e poi si continua a consumare tanto straordinario, vuol dire che c'è un problema di fondo. È quello che non capiamo noi, perché noi molte volte ci rifacciamo a questi dati. E il problema che sollevava lo stesso Pasquale, quello è un problema che solleviamo anche noi come Will, cioè quello della mobilità. Purtroppo una persona arriva in un presidio, dopo un po' di tempo viene spostata in un altro presidio senza che nessuno ne sappia niente, ma le organizzazioni sindacali debbono partecipare alla mobilità interaziendale, non possono essere escluse. Restiamo Chiaro. sempre, ecco, in materia di assunzioni, eccetera, eccetera, e parliamo del presidio ospedaliero Agropolese. Vi risulta che non ci siano medici, anestesisti, rianimatori da poter assumere presso il nosocomio Agropolese? Da chi iniziamo, Gianni? Pietro. Da Pietro. Io penso che non conosciamo la difficoltà che si ha nella specifica acquisizione di medici anestesisti e rianimatori, così come i medici radiologi. Non ce ne sono. Se prendiamo atto che in tutte le aziende sanitarie locali l'ALPI, cioè sarebbe l'attività libero professionale di questi individui, di questi operatori, è fra le più alte all'interno di tutto il comparto medico, in quanto si utilizza l'ALPI per garantire addirittura l'ordinarietà degli interventi in elezione. Allora vuol dire che molto probabilmente non abbiamo il polso della situazione. Fermo resta che è stata conclusa la graduatoria, è stata scorsa tutta la graduatoria e che molto probabilmente uno dei primi atti che dovrà fare l'ASL è quello di bandire un concorso per anestesisti. Per fortuna sembrerebbe che si stia provvedendo a far partecipare anche gli specializzandi all'ultimo anno, quindi persone che non hanno ancora diciamo, la specialistica definita di queste persone, come in altre parti si è evitato addirittura di aspettare per i medici il cosiddetto esame di Stato prima di poter praticare la professione. Quindi molto probabilmente a breve l'azienda dovrà necessariamente fare un ulteriore e immediato concorso, ma vi ripeto, sono professionalità che non sono facili da reperire sul mercato, usando un termine che sarà improprio, però è un termine di domanda e offerta da un punto di vista strettamente economico. Pietro, scusami, puoi spiegare che cosa significa Alpi? Significa attività libero professionale. Allora, in tutte le democrazie occidentali è
È impensabile che un dipendente pubblico possa lavorare oltre l'orario settimanale. Per i medici è 40 ore, di cui 36 più 4 di ANA. Noi in Italia, poiché l'università, poiché il governo non riesce a determinare una soluzione al problema delle specialistiche mediche, poiché sono rimaste nell'ambito di quella nicchia, di quella baronia, per cui ci vogliono 6 anni per laurearti, 5 anni per specializzarti, per cui a 32-33 anni esce un medico anestesista, si sono dimenticati di fare un rapporto fra domanda e offerta, che significa se l'offerta è al di sotto della domanda, molto probabilmente la domanda non può venire risolta. L'ALPI è un'attività aggiuntiva, cioè ogni medico può lavorare 80, 90, 100 ore a settimana, oltre le 40 ore normali, perché tutte le altre attività vengono erogate in ALPI e quelle ore vengono pagate dai 60 ai 90 euro, ma il problema vero è che oltre a non rispettare quelle che sono le norme europee e anche nazionali rispetto all'obbligo di fare un orario settimanale circoscritto le ore, che solo 12 ore di straordinario sono possibili rispetto ad una eccezionalità e non a un'ordinarietà, ai medici è permesso di lavorare quando vogliono, come vogliono, dove vogliono, e poi ogni tanto ne arrestano qualcuno, perché molto probabilmente questa attività alla fine diventa un'attività strettamente privata con cui si utilizza il settore pubblico. Io ricordo che la Bindi è stata defenestrata nel momento in cui ha sancito la obbligatorietà di un medico pubblico di dover lavorare solo ed esclusivamente per il pubblico. Se ve la ricordate bene, dopo 6 mesi hanno tirata fuori e questa norma è stata eliminata. Obblighi che invece hanno tutti gli altri dipendenti pubblici, a cominciare anche dal comparto sanitario infermieristico, che tutto il lavoro che fa lo deve fare in straordinario, e in questo caso non si va nemmeno a verificare se quello straordinario poi può venire pagato, perché in alcune strutture, come diceva qualcuno, qui siamo nella Repubblica, ogni azienda, ogni centro di costo è una Repubblica a sé, e delle volte l'orario straordinario non viene nemmeno pagato, perché si dice che si superano dei limiti imposti dalla legge, però non si superano i limiti imposti dalla legge quando ti obbligano a farlo. E quindi noi purtroppo siamo un paese un po' contorto. La cosa che voglio sottolineare è che siamo l'unico paese che permette ad una categoria del settore pubblico di poter lavorare indipendentemente sia per il pubblico sia che per il privato, sia che per il pubblico che sia per se stesso. E questo è intollerabile. Tanto è vero che poi nella applicazione un po' artata di questa attività è diventata libera attività professionale, che sostituisce la impossibilità del medico di fare lo straordinario. Quindi, oltre all'ALPI, che in effetti dovrebbe essere un istituto in cui orario aggiuntivo fa entrare anche una quota di risorse all'interno dell'AS, si paga con questa marchingegno l'attività straordinaria del medico in LAP, sempre tra i 60 e gli 80 euro. Per cui significa 10 ore fatte in LAP equivale a uno stipendio poco meno di uno stipendio di un qualsiasi operatore dal quarto al quinto livello nel settore sanitario. E questa è una difformità che dovrebbe essere risolta a livello nazionale, a livello governativo. Come tutte le difficoltà che esprimono i colleghi, no, non sono difficoltà dell'ASL, le difficoltà sono di norme che sono contorte. Quando noi diciamo e parliamo del fabbisogno, e poi verifichiamo che il fabbisogno dell'ospedale di Vallo dell'Ocania lo definisce il Ministero a Roma, che stabilisce se devono assumere 4 anestesisti e se li devono mandare all'ospedale di Vallo dell'Ocania. Allora io mi chiedo che potere in autonomia ha un direttore generale e che potere in autonomia ha una regione qualora le dotazioni organiche vengono stabilite a Roma nell'interno di quelle norme che sono restrittive per la Campania, lo sono state restrittive per un decennio, e che, devo dire la verità, con tutti questi tagli che ci hanno fatto ci siamo salvati nonostante tutto, e questo è grazie alla dedizione e al lavoro di tutte quelle persone, tra cui pure quelli imboscati, che non hanno abbandonato il territorio, che sono stati a presidiare i loro posti di lavoro e che hanno garantito che in questo territorio, nella nostra provincia, in tutta la regione Campania, effettivamente abbiamo dato una lezione di come si affronta un'emergenza di un'infezione
che è la prima grande infezione del terzo millennio, noi in Campania l'abbiamo saputo affrontare, cose che non hanno fatto ad altre parti, dove le dotazioni organiche erano molto, ma molto più grandi delle nostre. In Toscana una stessa azienda avrebbe 9.400 dipendenti, noi ne abbiamo solo 7.400, 2.000 dipendenti in meno, però stiamo sconfiggendo il coronavirus. Questo è quello che io penso e questo è quello che poi dovrà sostenere tutta l'attività sindacale da domani in poi. E poi ci torneremo su questa faccenda se me ne date l'occasione. Grazie. Assolutamente sì, perché state dando davvero tutti un contributo molto molto funzionale. Stiamo entrando davvero, diciamo, nel sistema sanità salernitana grazie a voi. Allora, andiamo per ordine. Adesso è la volta di Pasquale. Oh, Pietro, no? Ci sono difficoltà per poter assumere, ma a livello governativo io penso che vada modificata anche l'accesso all'università, perché poi da lì che imparte tutto, quindi sostanzialmente voglio dire fare questi esami di preselezione, anche perché io conosco molte persone che stanno, i loro figli sono andati a studiare in Romania perché lì l'accesso alle attività, a medicina è molto più semplice perché non c'è una preselezione, non c'è un preesame. Quindi partiamo dal presupposto che probabilmente va modificato proprio l'accesso all'università perché escono pochi medici per la nostra domanda, quindi per il fabbisogno che in questo momento c'è su tutto il territorio nazionale. Per quanto riguarda poi l'ospedale di Acropoli, sicuramente l'ASL farà un nuovo avviso con gli specializzanti, farà un nuovo concorso, su questo non c'è dubbio. Il problema di assumere gli anestesisti Acropoli, a oggi doveva partire un centro Covid, quindi già ci dovevano essere, ma proprio per questa carenza, proprio perché la graduatoria è finita, ancora non è stato fatto. Poi bisognerà capire anche quanti anestesisti Acropoli a fare cosa, perché poi assumere, il problema è che dovremmo adesso, da domani in poi, finita questa emergenza, io penso che dovrà essere fatto un nuovo piano ospedaliero regionale, ridefinire di nuovo sostanzialmente quello che devono fare i presidi di questa regione, di questa provincia, per quanto riguarda noi, perché sostanzialmente questa emergenza Covid ha fatto saltare un po' tutti i piani che erano stati fatti negli anni scorsi, ormai dal famoso decreto 49, quindi sostanzialmente io mi auguro che da domani chi ci governa insieme con la nostra partecipazione di tutte le forze sociali, insieme possiamo riscrivere un piano ospedaliero, un piano sanitario regionale che sia più rispondente alle necessità dei territori, anche perché noi abbiamo un territorio molto vasto dove sostanzialmente qui nel Cilento sostanzialmente siamo pochi ma dislocati su una vasta zona. Nell'ambito invece dell'area nord probabilmente è un territorio molto più piccolo ma con una concentrazione abitativa maggiore e quindi penso che la risposta vada data sui territori ma non può essere una risposta uniforme da dare su tutti i territori. Ogni territorio dovrà avere la sua risposta. Rolando, prego. Allora, io volevo solo dire una cosa, è vero che c'è un problema di numero chiuso che vale per i medici ma vale anche per tutte le professioni sanitarie ed è vero pure che gli italiani si sanno arrangiare, per cui come diceva bene Pasquale, me ne vado in Romania e vado a fare il corso di studio là, poi dopodiché chiedo la parificazione ovviamente con il titolo italiano. Questo è uno dei tanti problemi che affligge la nostra sanità. È quella di mettere delle regole chiare a livello nazionale e di fare effettivamente un fabbisogno nazionale di queste figure professionali, così da poter non andare in sofferenza ogni qualvolta succede qualcosa. Però io devo pure rappresentare un'altra cosa, è dal 2016 che è in vigore il decreto 67, quello che diceva Pasquale adesso poco prima, che garantiva dei numeri abbastanza importanti. In effetti i 700 SS in meno che io dicevo, con i 500-600 infermieri in meno che dicevo e con i 300 medici in meno che dicevo, provengono proprio da quel decreto 67 che è stato autorizzato anche dal MEF.
quindi dallo Stato, anche, seppur in piano di rientro. Quindi lo si poteva fare dal 2016 un potenziamento degli ospedali. Però la mancanza di trasparenza dov'è? Fatta la legge, io non te la applico, perché sia a livello regionale che a livello aziendale, quindi di ASL Salerno, loro non hanno voluto mai riconoscere gli effetti di questo decreto e non hanno voluto mai fare i concorsi, sia pure a tempo determinato. Si sono svegliati purtroppo quando era già troppo tardi, e fortunatamente per noi troppo tardi non lo è stato, perché abbiamo avuto questa virosi in maniera, diciamo, secondaria. Non abbiamo avuto grossi problemi col Covid, perché i contagi ad oggi sono meno di 5.000, sono 4.000 e qualche cosa, quindi questo significa che c'è un'infezione residuale. Però tutto ciò ha mandato in panico l'intera regione, che sapeva di non essere preparata, perché non faceva assunzioni da anni. Per cui è bastato poco, sono bastati 4.300 casi per mandare in panico un'intera regione. Mancava di tutto, mancavano strutture, mancava personale, si cercava di aprire da tutte le parti, non avendo manco il personale. E questa forma di panico che dobbiamo evitare. Noi dobbiamo evitare di arrivare sempre al momento emergenziale. Dobbiamo programmare le cose, le dobbiamo programmare bene, anche perché queste pandemie saranno ricorrenti. Non è che col Covid finisce tutto. C'è stato Ebola, c'è stata la SARS, c'è il Covid-19. L'anno prossimo, fra 2 anni, ci saranno altre tipologie di virosi o di malattie che potranno incidere sicuramente sulla salute della popolazione, e si potranno prevedere anche dei lockdown diversi da quello che è stato e capitato col Covid. Noi non ce l'auguriamo, ovviamente, però tutto può accadere. Ci dobbiamo preparare prima, dobbiamo mettere delle regole chiare prima. Quando lo facciamo tardi, poi diventa effettivamente troppo tardi. Angelo. Ci sono, bisogna scindere le due cose. Allora, innanzitutto il problema del personale noi non lo risolviamo con l'ALPI, anzi con l'ALPI noi stiamo distruggendo solo dei fondi, per quanto mi riguarda, anche perché poi ci ritroviamo sempre le stesse persone a lavorare, e quindi come al solito, lavorando in sanità, ci troviamo delle persone che probabilmente non hanno riposato, che probabilmente non sono molte volte nemmeno nelle condizioni di lavorare. Visto il guadagno, chiaramente conviene farlo, ma noi dobbiamo capire anche se poi quella persona è in grado di gestire determinate situazioni, determinati eventi. Quindi il problema non lo risolviamo assolutamente con l'ALP, anzi io ritengo che l'ALP sia una cosa sbagliatissima. Bisogna dare un limite all'ALP, cioè non si può sparare più di tot. È uno. Seconda è quella dell'ospedale di Acropoli. L'ospedale di Acropoli è un nodo molto spinoso. Io più volte mi sono espresso sulla situazione di Acropoli, ma non parlo di adesso, parlo anche degli anni precedenti. Io ritengo che ancora una volta si stiano prendendo in giro tutti gli abitanti di Acropoli, tutti gli acropolesi. E questa è una cosa che dispiace tantissimo. Perché, come Covid l'ospedale di Acropoli ci serviva 2 mesi fa, non adesso. Per quanto riguarda un'eventuale altra riapertura dell'ospedale di Acropoli, noi non ne siamo a conoscenza. Noi personalmente, come Will, abbiamo già fatto un comunicato all'azienda in cui abbiamo chiesto di convocare tutte le parti, soprattutto anche le organizzazioni sindacali, per decidere assieme cosa è meglio riattivare su Acropoli al di là del Covid. Chiudiamo un attimo la parentesi Covid, perché in questo momento, per fortuna, sembra che in regione Campania, come ha detto pure Rolando, sia stato più paura che altro, ma poi i contagi si sono un attimino un po' tra virgolette bloccati, poi per l'arrivo dell'estate, poi perché siamo stati bravi come popolazione. Però Acropoli è un nodo spinoso e resta. Se l'ASL non ci dice Acropoli che farà, che non farà, gli investimenti fatti ad Acropoli sono mirati a fare cosa? Perché oltre al Covid, io vi dico che su Acropoli sono stati fatti già altri investimenti, tipo quello della sala operatoria. Quindi probabilmente l'azienda aveva già prima intenzione magari di aprire. Il problema di Acropoli, secondo me, è politico, è quello che a volte nemmeno l'azienda sa quello che devo fare, perché devi aspettare la politica, ma io sono uno che non ne risparmia nessuno, quindi io, come ho detto, continuo a dire, finché la politica starà, non si siede con noi, ma vorrà fare da sola, noi combineremo solo dei macelli, degli sfracelli. Noi abbiamo consumato un sacco di soldi pubblici che sono stati buttati,
Allora, se noi dobbiamo spendere un sacco di soldi pubblici ogni qualvolta c'è un'elezione, solo perché determinate persone debbono vincere le elezioni e quelle servono per vincere le loro elezioni, quindi vuol dire che stiamo finanziando la loro causa, non la causa del popolo. Gli abitanti di Agropoli sono stanchi, gli abitanti di Agropoli si sentono presi in giro in questo momento. Tant'è vero che prima non volevano che il governatore venisse ad Agropoli, diciamocela tutta perché lo sappiamo com'è la situazione. Allora, Agropoli che farà? Punto di domanda. Oltre il Covid, che farà Agropoli? Oppure Agropoli è solo Covid? Se Agropoli è solo Covid, è inutile che parliamo della carenza di medici su Agropoli, perché non servono gli anestesisti su Agropoli in questo momento. Se Agropoli sarà solo Covid, se Agropoli deve fare altro, e noi saremo ben disponibili, penso pure assieme alle altre organizzazioni sindacali, a sederci a tavola con l'azienda e capire e decidere con l'azienda cosa deve fare Agropoli. Ma noi in questo momento non lo sappiamo. Io ritengo che Agropoli sia in un momento una presa in giro. E su questo mi dispiace, io sono molto amareggiato, ma anche arrabbiato. E lo dico a nome delle decine di telefonate che ricevo da parte degli operatori sanitari che sono proprio di Agropoli, ma anche di abitanti di Agropoli che conosco. Non è possibile prendere in giro sempre la gente. Noi stiamo prendendo nuovamente in giro gli agropolisi. Guardate, ricordatevi di quello che sto dicendo adesso. Perché Agropoli, nemmeno loro sanno quello che deve essere fatto. Agropoli deve portare dei voti e allora loro devono fare qualcosa. No, non è possibile ragionare in questo modo. Vedono come in questo caso le epidemie, le pandemie, allora diciamo non abbiamo investito nella sanità, abbiamo investito male nella sanità, perché Agropoli che consumiamo ogni volta che apre e chiude Agropoli consumiamo dei soldi. Io altre volte ho detto Agropoli sì, Agropoli no, Agropoli deve essere sì, ma con un progetto ben chiaro, preciso. Non possiamo pensare di fare le stesse cose che sono già presenti da altre parti, facciamo altro. Ma io dicevo, perché non facciamo l'ultima che avevo pensato, ma perché non facciamo una riabilitazione come si deve ad Agropoli, visto che quella su Rocca d'Aspide è stata fallimentare, ma perché per la posizione che occupa Rocca d'Aspide. E allora su Rocca d'Aspide probabilmente bisogna fare altro. Facciamo una posizione su Agropoli a questo punto, ma facciamo qualcosa di diverso. Però bisogna decidersi. E io in questo momento, come agropolese, non sono di Agropoli, ma da agropolese sarei arrabbiato. Parlo da cittadino che immagino che nel mio paese fanno delle barzellette a questo punto. Questo è quello che penso io di Agropoli. Quindi Agropoli, no comment, lasciamo stare. Bene, l'ultima domanda, Raffaella. Sì, quale argomento, quale attività, insomma, che il vostro sindacato sta portando avanti in questo momento? Chiedo un minuto di intervento ai nostri ospiti, perché abbiamo già sforato, ma volentieri, lo dico come direttore di rete, quindi mi perdoneranno gli sponsor, è utile attendere, ecco, i nostri amici oggi qui che hanno apportato davvero un contributo importante. Allora, prego Pietro. Sarò breve perché sull'ospedale di Agropoli molto probabilmente al di là di quello che era lo scenario e quello che si può prospettare, oggi stesso, o meglio ieri, Postiglione ha fatto divieto di erogare prestazioni specialistiche ambulatoriali all'interno delle unità operative di ricovero. Allora significa che ha ripreso un'attività ambulatoriale all'interno dei presidi ospedalieri, ma non su quelli di ricovero. Allora sarebbe opportuno che molto probabilmente si potesse concentrare tutta l'attività di elezione che non richiede il ricovero nell'ospedale di Agropoli. Così lo cominciamo a far funzionare come ospedale effettivamente. E questa è la prima cosa che nell'immediato si potrebbe fare. L'altra cosa è che voglio usare questa emittente è che ancora la regione fa una farsa rispetto al riconoscimento della premialità per una premialità con le risorse aggiuntive regionali per tutti i lavoratori che in trincea stanno contrastando l'epidemia. Ieri nella riunione si volevano prendere i soldi del governo che servivano a pagare lo straordinario e farli passare per attività di premialità. Questa è una farsa sulla quale che noi come organizzazione sindacale non possiamo più accettare. Voglio concludere con una semplice battuta. Approfitto per ringraziare tutti i lavoratori che in questo particolare momento non hanno fatto un passo indietro e che hanno contribuito a garantire la salute di tutti i cittadini del nostro territorio. Perché se è vero che i livelli di infezione sono bassi, questo lo si deve a
capacità all'interno delle strutture sanitarie di evitare che, che potessero diventare dei focolai, oltre alla capacità di tutti i cittadini di rispettare le regole del distanziamento sociale affinché questa infezione passi. Quindi un ringraziamento a tutti gli operatori sanitari e un ringraziamento a tutti i cittadini del nostro territorio che hanno concorso a far sì che questo fenomeno da noi sia effettivamente sottostimato rispetto alle tragedie che ci sono state in altre ben più famose regioni d'Italia. Grazie Pietro. Pasquale. Pasquale. L'ospedale non è degli agropolesi, ma io mi auguro che sia l'ospedale di tutto il Cilento, perché può diventare effettivamente una bella realtà, ma per tutto il Cilento, perché io sono convinto che quell'ospedale debba rispondere in questo momento, debba dare una risposta all'emergenza che c'è in ordinario, che c'è su questo territorio. Quindi, ripeto, per quanto riguarda Covid o no Covid, passata questa emergenza, penso che bisognerà sedersi perché l'emergenza Covid, oggi è 19, domani potrà essere Covid-20, ci sarà, quindi va fatta una riorganizzazione, sicuramente dovranno essere trovati dei presidi in cui probabilmente ci dovranno essere dei poli infettivologici, fra cui i Covid, perché io sono dell'opinione che i ricoveri Covid, i prossimi ricoveri, perché parliamoci chiaro, sentendo le trasmissioni ieri sera e i virologi che parlano in tutto il mondo, l'infezione c'è, ci sarà. Quindi noi adesso, finito il lockdown, ci troveremo di fronte a un differente, perché non sappiamo come andrà a finire. Effettivamente le infezioni sono state poche, perché siamo a casa, quindi dobbiamo ringraziare la popolazione che ha accettato di rimanere in casa e di non uscire, però noi dobbiamo ripartire come paese e quindi ci ritroveremo un po' tutti in mezzo alla strada con l'auspicio di che tutti quanti noi rispettiamo quello che ci viene detto, quindi le distanze, i guanti, le mascherine. In conclusione, che posso dire? Noi come CGIL siamo molto critici in questo momento con il governo per le risorse aggiuntive, perché sinceramente pagare chi in questo momento ha combattuto anche senza i presidi, perché guardate che gli operatori sanitari in tutti gli ospedali hanno affrontato questa emergenza senza i necessari presidi, perché questa è una cosa che è passata quasi, diciamo, in sottofondo. Ma effettivamente sono stati bravissimi tutti, ma soprattutto sono stati coraggiosi. Quindi io il ringraziamento va ai miei colleghi che lavorano nell'ASL e anche nell'azienda ospedaliera. Domani mi auguro che ci sia un nuovo piano ospedaliero regionale, mi auguro che il dottor Iervolino resista alle pressioni politiche e ci convochi a più presto per dire lui che intenzioni ha su Agropoli. Conoscendo il dottor Iervolino, non penso che si piegherà, diciamo, ai favori dei politici locali. Penso che lui in mente abbia qualcosa, già sa che cosa voglia fare, però è normale che non lo può decidere solo Iervolino, sia ben chiaro. Questo va riscritto il nuovo piano ospedaliero. Non è che perché l'ospedaliero si sapeva che cosa doveva succedere ad Agropoli. Quindi, passata questa emergenza, vanno riscritte le regole del gioco. Va? Grazie Pasquale. Rolando. Cosa stiamo facendo e cosa vogliamo fare come sindacato? Il prefetto lo sa benissimo, noi abbiamo fatto uno stato di agitazione su tutta la provincia di Salerno e per tutto il personale sanitario, sia medico che del comparto della sanità, perché abbiamo visto molta approssimazione, molte negligenze, molti ritardi. Abbiamo combussato già dagli inizi di marzo il prefetto sull'ospedale di Agropoli, abbiamo chiesto chiarezza immediata e utilizzo immediato sull'ospedale di Agropoli, che ad oggi, al 29 di aprile, quindi a quasi 2 mesi da quando l'avevamo proposto, ancora non è partito. Abbiamo visto fare in maniera scellerata degli acquisti incauti, come quelli degli ospedali modulari, che ovviamente ora serviranno a ben poco, quindi abbiamo speso 16 milioni di euro,
come Regione Campania, però domani già questi ospedali modulari dovranno insomma, essere disabilitati perché non servono più. E intanto abbiamo perso delle occasioni di ricostruire quello che era una sanità territoriale, e oltre quella ospedaliera. Per cui noi abbiamo inteso fare questo stato di agitazione a cui hanno aderito tutti i sindacati autonomi della provincia di Salerno. Probabilmente in questi giorni dichiareremo una giornata di sciopero, poi vediamo insieme in sinergia con le altre organizzazioni, proprio per dimostrare che questo stato di cose non può andare avanti così, non può andare avanti sempre in approssimazione. Bisogna dare delle regole precise, bisogna fare dei progetti chiari, precisi, che tutelino effettivamente la salute non solo degli utenti ma anche dei dipendenti. Io ti voglio lasciare con un dato che è drammatico, che è stato dato dal Tribunale dell'Ammalato. Quando gli infetti erano 3.600 in Regione Campania, circa 3.000 erano gli operatori sanitari. Questo cosa significa? Significa che la regione, l'ASL, non ha saputo proteggere nemmeno i suoi dipendenti. Purtroppo questa è una realtà che cozza contro, come dire, ogni buon senso. Su questo noi chiederemo conto e ragione, alla regione, ma anche all'ASL. Che non succeda mai più. I nostri operatori sanitari effettivamente sono stati degli eroi che si sono esposti in maniera esponenziale a questo virus senza avere niente in cambio. Per solo questo, anche a livello economico, non c'è nessun premio degno di nota per questi operatori, mentre tutti quanti dicevano: voi restate a casa, che noi pensiamo noi alla vostra salute. Noi abbiamo dovuto combattere per la nostra salute e abbiamo dovuto combattere pure senza essere premiati da una regione che nei nostri confronti diventa sempre più una matrigna, non una madre. Certo, grazie, grazie Rolando. E chiudiamo con Angelo. Sociali si siedano al tavolo e ricominciano a trattare, a contrattare, perché purtroppo la contrattazione non esiste più. Ma io più che contrattazione vorrei a questo punto chiamarla, si parlino almeno, perché purtroppo questo bisogna dire che non esiste. Allora la contrattazione al giorno d'oggi viene fatta dai direttori con i primari, con i coordinatori, no, non esiste. Allora la contrattazione è scritto ben chiaro, va fatta dalle organizzazioni sindacali e dall'azienda. Quindi le parti sociali devono sedersi. Poi per quanto riguarda noi UIL, in questo momento noi stiamo lavorando sull'incentivo da dare agli operatori sanitari, abbiamo fatto già le nostre rivendicazioni, quindi di aumentare, di aggiungere una terza fascia e soprattutto poi che siamo noi a contrattare, visto che l'ASL Salerno è dislocata, soprattutto sull'ASL Salerno che è dislocata su vari presidi, quali sono le unità operative assieme alla direzione che devono beneficiare di questi bonus. Poi, terzo punto, lo ribadisco ancora una volta, purtroppo per quanto ci riguarda nella zona del Cilento, l'ospedale di Agropoli bisogna capire cosa fare. Io in tempi non sospetti ho già detto che un ospedale ogni 50 km, per come è dislocata la nostra zona, va bene. L'importante è che in ogni ospedale, a parte un pronto soccorso, un'emergenza, si facciano delle specialistiche diverse. Quindi, se vogliamo fare sempre la stessa specialistica perché dobbiamo dare un primariato, allora non abbiamo fatto niente. Se invece facciamo delle specialistiche diverse, probabilmente possono convivere. Attualmente l'ospedale di Agropoli addirittura è un unico presidio con quello di Vallo. È stato fatto questo proprio per far sì che l'ospedale di Agropoli sopravviva. Quindi, se mettiamo le stesse cose che sono a Vallo, vuol dire che abbiamo fatto dei doppioni, visto che è proprio lo stesso presidio. Inventiamoci cose diverse, cose nuove da fare. Noi qualche idea l'abbiamo data, siamo pronti, però bisogna che le parti sociali si altrimenti non abbiamo fatto niente. Finché sarà la politica a dettare il tutto, lo ripeto, lo ribadisco, noi spendiamo solo soldi pubblici, buttiamo soldi pubblici, come ho detto prima io per l'ospedale di Agropoli, come ha detto Rolando poi quando riguarda gli altri ospedali, e abbiamo buttato dei soldi pubblici che potevano essere investiti diversamente. Voglio salutare e ringraziare veramente calorosamente tutti gli operatori sanitari che in questo periodo sono stati in prima linea e non si sono tirati mai indietro. Un saluto a tutti e pure ai colleghi in studio. Grazie, bene, grazie Angela. Allora, io chiudo ringraziando tutti voi, insomma, per averci dato davvero informazioni
importanti e avete fatto in modo che i nostri telespettatori entrassero in quelli che sono i meccanismi della sanità e che secondo me dobbiamo attenzionare nel prossimo futuro sempre di più, perché il diritto alla salute, lo sapete, è importantissimo, deve essere assolutamente rispettato dai nostri politici, poi principalmente, che sono loro, ahimè, che decidono poi alla fine il nostro destino. Dunque, quindi grazie a Pietro Antonacchio, segretario generale della CISL FP Salerno, grazie a Pasquale Addesso, segretario CGIL FP Salerno, grazie Pasquale. Buonasera, grazie a voi e saluto ai colleghi. Rolando Scotillo, grazie, Fisisanità. Grazie a tutti voi. E grazie ad Angelo Rambaldi, segretario UIL Sanità Salerno. Grazie davvero ragazzi. Grazie Cercherò di incontrarvi al più presto per nuove informazioni. Grazie davvero. a voi. Grazie, buona serata.